tanti ritornelli. Buongiorno, buonasera, amici, buongiorno buon e buon sabato. E oggi sabato la devo speciale. Dire, oggi la devo dire, dai. La donzelletta ecco. Viene dalla campagna in sul Canal del Caro Sole. Caro Leopardi. Grande, sabato nel villaggio. E noi ci troviamo qui, nel sì. nostro villaggio che è Montecatini Terme. Certo, l'hotel Villa Rita. Villa Rita. Chef okay. Moreno Jacoponi. Allora, il mio compito all'inizio è proprio quello di elencarvi cosa succederà sì. in questa giornata. Il menù del giorno. Intanto... Dai. Ormai così. Chiamiamolo così. Allora, partiamo con Matteo Tarantino e poi Vartellosi e Varte Giannarelli e poi Fausto Ciglia. Quella Fausto che verrà Revival VIP. Pensate, sono felicissimo di questa cosa. E poi Enrico Rosteni, Elena Cammarone, Enrico Faggioni e poi ci sono io con un po' di filosofia. Beh. Allora, con chi partiamo? Matteo Tarantino con la sua Ma l'amore no, bella novità per ritornello. Una bella novità prodotta dalle edizioni Suonami. Ma l'amore no, non c'è niente che lo cambierà, è l'amore che sarà la nostra isola. Ma l'amore no, la tempesta non lo fermerà, è l'amore che saprà gettare. Pensato che la vita avesse mille treni da rincorrere, e invece no, invece no, invece no, c'è un solo treno da non perdere. Tutte le sconfitte, tutte le rincorse, tutte le domande senza avere mai risposte. Se ripenso a ieri, ai bocconi amari, passano le strade, cambiano le mode, le opinioni, cambiano i governi, cambiano le stagioni. Cambiano le mode, le opinioni, cambiano i governi, cambiano le stagioni. Ma l'amore no, non c'è niente che lo cambierà, è l'amore che sarà la nostra isola. Ma l'amore no, la tempesta non lo fermerà, è l'amore che saprà. Io quando li presento questi due mostri, chiamiamoli, della fisarmonica, dico sempre mi piaci tu. Perché Vartellosi e Varte Giannarelli, prodotte dall'edizione Bagutti, che ci fanno ascoltare questa bella cumbia con due fisarmoniche che si chiama Saporita. Saporita. Vai ragazzi.
Revival VIP, vediamo un po' che cosa ha preparato la nostra redazione per oggi. Fausto Ciliano con E se domani, video originale del 64 a Sanremo. Fausto Ciliano era grandioso, tu pensa a una cosa importante, aneddoto. Tu lo sai, quando io avevo il Gambrino, volevo far venire Fausto Ciliano a esibirsi al Gambrino, in questo mio locale, e non ci sono mai riuscito, non ci siamo mai riusciti perché... In quel periodo aveva smesso, non voleva sono più. Sono passati tutti voleva, dal Gambrino, e lui voleva, cioè, ci siamo sentiti anche tante volte. Vabbè, non è mai riuscito, non ci siamo mai riusciti. Comunque, la canzone Se domani è tra le grandi escluse della storia sanremese. Infatti, nel 64 non accede alla finale, nonostante la bella e raffinata interpretazione che ne dà Ciliano. Tanto di una voce calda e vibrante, proprio perfetta per l'atmosfera lenta del pezzo. E Se domani arriverà al successo grazie alla reinterpretazione di Mina, che la fece sua dopo il Festival di Sanremo. Curiosità. Pare che Se domani fosse stata destinata a Mimì Bertè, quindi a Mia Martini, ma la canzone era troppo matura per una ragazzina di 16 anni, tra l'altro lanciata come fenomeno ye-ye. Beh, in effetti, insomma, non ce l'avete avuto. Grande Carlo Alberto Rossi che l'ha scritta, tra l'altro questa canzone poi proprio prodotta dall'edizione di Carlo Alberto Rossi, l'abbiamo anche rincisa noi ed ha avuto un bel successo una decina d'anni fa. Tra l'altro, devo dire che poco tempo fa a Berlino l'abbiamo rifatta, insieme a una carissima amica abbiamo fatto questa un po' di swing time con una grande canzone intramontabile. Ce l'ascoltiamo dal Ciliano? Da Fausto Ciliano, meravigliosa, ed è probabilmente la prima volta che l'ascolto anch'io da Fausto Ciliano. E andiamo con Revival VIP. Ritorno al futuro. Potessi rivedere te, mettiamo il caso che ti sentissi stanca di me, quello che basta all'altra gente no, non mi darà. Nemmeno l'ombra della perduta felicità. E se domani, e sottolineo se, all'improvviso perdessi te, avrei perduto il mondo intero. Non solo te. Se domani io non potessi rivedere te. Andiamo, Luciano? Ma dai, vai tu, guarda, vai tu e cerca di scoprire qualcosa in più del nostro ospite di oggi. Lo farò con piacere. O della nostra ospite di oggi. O dei nostri ospiti. Insomma, andiamo a vedere. Sorpresa. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Ispettorato del lavoro di Ritornelli al porto. Ma te lo dico io. Ah, vabbè. Pasquale Portuale, sei indisciplinato. No, è che con questi occhiali non ti vedo nemmeno tanto bene perché manda su occhiali per Sardà. Dici per Sardà, qua c'ho da Sardà. E c'ho da Sardà un po' di onti in giro, vero? L'unica cosa da Sardà sono e c'ho da Davaini alla gente in quella. Allora, dopo questa togli tutta l'armatura. Enrico Rosteni, manifestati al nostro pubblico, che ormai ti conosce. Non c'ho colpa io, se faccio il livornese. Mi viene bene, tra l'altro, no? Perché io, essendo proprio di origine livornese, sai, sono nato a casa. Cioè, allora, nel 58 proprio c'era la famosa, loro la chiamavano la levatrice. La levatrice, certo. Che veniva in casa e naturalmente toglieva i bambini dalla pancia della mamma. Aiutava la puerpera. La puerpera insieme con la cicogna, perché dicono la cicogna sotto il cavolo, eccetera, eccetera.
Io invece in casa le sorgenti e la mia mamma, la felicità. Mamma, che di salutiamo perché è una donna super top. E come? Io ho preso tutto da lei, nel senso, la comicità me l'ha attaccata la mia mamma, racconta delle barzellette, cioè la mia mamma ora te la conosci, certo, è forte, è un elemento. E vabbè, e quindi lei ha le doglie, arriva alla levatrice. Arriva alla levatrice, l'andò a prendere mio nonno col motorino. Povera, andò a prendere, e, insomma, no, qui io alle sorgenti proprio in casa, e non all'ospedale, ecco. Sì, prima si faceva. E quindi così, sono un discoglio, si dice, sono di scoglio. Praticamente ho preso tutto il sale dei livornesi. Poi è tantissimi anni che abito in provincia, quindi loro mi chiamano un po' bastardo. Ecco, mi chiamano sempre bonariamente. Perché sono preso un po' anche del cecinese, ho preso un po' del rosignanese. Una mamma, con la mia mamma stavamo a Rosignano, una Rosignano sul Vè. E poi Cecina, e poi Cecina, come si Cecina, che l'ho portato aperta, in tutto il mondo, vero. Perché sì, poi ho fatto dei programmi televisivi, comici. Ma certo, ma dico una cosa, con questa edizione ti hai fatto anche l'attore, ricoprendo diversi ruoli. Ho fatto qualcosa di bellino, di carino. Di bellino, sentiamo, cosa importante. Ho fatto la prima volta, prima assoluta, no, feci a Montecatini, feci con Gigi Proietti una comparsata proprio nel film La Mandracasa. Sì. Che l'hanno girato qui, ho visto lavorare Gigi da vicino. Mostro di bravura. Poi, il primo vero piccolo ruolo l'ho avuto nel sindaco, nel commissario Manara 2, che danno ripetutamente anche adesso in televisione. È vero. Vero, molto replicato. E tu facevi? E facevo il sindaco. Il sindaco proprio, quindi primo cittadino. Ho fatto il controllore nella Pazza Gioia. Nella Pazza Gioia di Virzì ho fatto il controllore, un film meraviglioso. Chi non l'ha visto, consiglio. Hai fatto questi cameo in giro per, no? E poi ho fatto con Francesco Favino una cosa molto carina che poi non è andata. Che improvvisamente hanno tagliato una scena molto importante dove io facevo. Ero in un podium, uno scommettitore. Sì. Il film era Il Colibrì. Hanno che tagliato. Poi è uscito, hanno tagliato la mia scena, che non ti dico quanto valeva a livello economico, e perché era piena di comparse, eccetera, eccetera. E nei titoli di coda c'era Enrico Rostelli. Quindi ufficialmente questa è stata straordinaria. Cioè, non pervenuto, bellissimo, ma citato. Quindi, bellissimo. Quindi, detto, ma allora c'era, io non l'ho visto. No, non m'ha visto. Quindi però, hanno rivisto il film. Sì. Poi ascolta i prossimi progetti. Adesso rimettiti l'armatura. Certo. Ritorna a Pasquale il Portuale. Sì. Salutiamo Enrico Rostelli. Lei è molto brava, ormai è un paio d'anni che ha iniziato questa sua nuova avventura con la sua nuova orchestra, che si chiama proprio col suo nome, che è Elena Cammarrone, e veramente siamo felici che lei ha militato per tanto tempo e è stata il frontman, la leader dell'orchestra Castellina Pasi. Ma con il suo nome e la sua orchestra, devo dire che una delle prime volte proprio che ha presentato le sue canzoni è stata qui da noi. Bene. Torna il sole. Ma certo, con Elena. Torna il sole. Cambiando il vento e prima o poi vedrai che torna il sole e adesso.
sai di un tempo inutile, la far dissolvere l'ultima lacrima che amara mando giù. C'è tempesta in aria, ma più in là è sereno. Basta aspettare, sento che è vicino e che ritornerà qua giù. Arriva Enrico Fagioni con i suoi capelli al vento. Mi deve appunto restituire il ferro a riccio a capelli che gli ho prestato. Sono anni che me lo tiene in ostaggio. Come fa? Ecco perché è così pettinato. Ma è colpa come tua. Fa? Lui, ha perso tutti i capelli perché tu gli hai dato quel ferro lì e che è andato via tutto. È vero, un po' li brucia, devo ammettere. In ogni caso, Enrico Fagioni grandioso con la sua canzoncina. Po, 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 po. La migliore medicina è ascoltare la canzoncina. La migliore medicina è ascoltare la canzoncina. Oggi si va negli anni 40. Viva i pompieri di Viggiù, che quando passano i cuori infiammano. Viva i pennacchi rossi e blu. Viva le pompe dei pompieri di Viggiù. Viva i pennacchi rossi e blu. Viva le pompe dei pompieri di Viggiù. Ave bombavero color zafferano e una marzina color ciclamino. Veniva a piedi dall'Odi a Milano per incontrare la bella Gigogì. Veniva a piedi dall'Odi a Milano per incontrare la bella Gigogì. Po, 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 po. La migliore medicina è ascoltare la canzoncina. La migliore medicina è ascoltare la canzoncina. Senti Paola, la vita sì. Va presa così, va presa. Beh, come va lo presa? Dici sempre, con va, filosofia. Con filosofia, dai, uno riesce. Deve stare un po' al di sopra e via. Filosofiamo. E allora una mia canzone dedicata a tutti quelli che vogliono prendere la vita così. Così. Con filosofia. Con filosofia. Luciano Nelli. Filosofia. Guardo il mare e penso sempre a lei. Guardo il cielo e vedo solo lei. Se non fosse qui io che farei? Filosofia io non vivrei, i colori non li vedo più, neanche il sole mi riscalda più, grigio il mondo quando lei non c'è, di filosofia non vivo più. Quante volte la lasciai? Con la mente ci provai, salvo poi tornare qui e pregarla stai con me. Non ha senso questa vita mia, senza lei è solo ipocrisia. È con me anche se non c'è. Così non mi lascia mai da solo.
sei fantastica, ma senza lei che senso hai? Grazie amore di esistere qui con me. Luciano, dobbiamo dire che di questa filosofia esiste anche una bellissima versione strumentale. Esatto, esatto. Che tante orchestre hanno fatto propria, perché hanno fatto proprio, tra l'altro io sono anche molto, felice, sì. Perché anche durante noi, anche durante le nostre serate, spesso e volentieri invece di fare anche la versione cantata, facciamo la versione strumentale, che mi diverto anche di più, perché almeno ne sto al di fuori e l'ascolto. Che bello, dopo queste parole che dici, torniamo domani puntuali ai ritornelli? Se torniamo puntuali non so, però torniamo sicuro, anche perché domani è domenica e quindi in alcuni canali addirittura dalle 17 in poi vanno in onda. C'è una full immersion. Domani facciamo anche la canzoncina della domenica. Domani facciamo anche la canzoncina della domenica. Intanto vi salutiamo. Stasera è sabato. Tutti i giorni sono buoni per andare a ballare, ma quando arriva il sabato è magico. Quindi andate a ballare, perché ballando si vive meglio. Ciao. A Paola Belloni. Luciano Nelli. Ciao. Ciao, a domani. Quanti ritornelli